lunghissima rimessa laterale di Piccinno, pallone deviato da Bertuccelli e gol. Neanche il tempo per i preliminari che la Reggiana è già sotto. Siamo a Taranto contro una squadra ultima in classifica, ma con una gran voglia di risorgere. Subito in svantaggio, i Granata però non perdono la testa ed iniziano a macinare un gran gioco, ricevendo anche applausi dal pubblico di casa. Raggiungono il pareggio con un gran gol di Accardi, un giocatore arrivato a Reggio in sordina ma che si sta imponendo come una splendida realtà. Mentre i Granata pensano al raddoppio, è il Taranto che in chiusura di tempo va in gol con un capolavoro balistico di Giovanni Soncin, un ex che a Reggio ha ancora tanti estimatori. Nella ripresa la Reggiana si butta a capofitto in avanti, costruisce ripetutamente palle gol ma non riesce a riequilibrare l'incontro. Per doppia ammonizione viene espulso Corrado, ma anche in 10 uomini la truppa di Marchioro assedia l'area del Taranto. Non c'è nulla da fare e la sconfitta pare inevitabile. Ma scusate, e Totò? Già, è vero, ancora una volta è mister 130 gol che al 90° minuto risolve da par suo il problema, recuperando un pareggio che premia giustamente una bella Reggiana. Se De Falco è in questo periodo il trascinatore della Reggiana, Tentoni lo è della Cremonese, che a Modena centra la sua 7ª vittoria di fila. Il Pisa vince ad Ascoli, il Venezia batte il Cosenza. In classifica dunque, Cremonese prima, Reggiana 2 punti, poi Appaiate, Pisa, Venezia e Ascoli.